se c'è qualcuno, senza far nome di capire, che ci vuole raccontare qualche cosa della sua esperienza, e noi abbiamo bisogno di queste testimonianze perché ci servono a rafforzare la motivazione della gente a partecipare. Io il signor Pacchieri, il dottor Pacchieri, Emilio, come mi piace chiamarlo, l'ho conosciuto nel 1987 quando sono stato assunto, anzi no, nel 90 quando Cavazza è entrata nella ULS di Chioggia. Io sono stato accompagnato dall'ex primario del laboratorio, il dottor Guarnieri, a Cavazzare, e mi ha detto: dottor, e lui lavorerà qua, e mi ha presentato il dottor Pacchieri. Grazie, buonasera a tutti. Mi chiamo Giulio Pacchieri, come detto dottor Marta, sono di Cavazzare, ho 63 anni, e ho aderito allo screening oncologico del colon retto, della ricerca del sangue occulto. In primavera di quest'anno la farmacia di Cavazzo ha ritirato il kit per la raccolta delle feci, fatto la raccolta, cosa semplicissima. Sono andato ad uno che viene dal di Cavazzo e ho consegnato la provettina, e dopo un certo tempo sono stato contattato la dottoressa Polo, perché ho trovato il sangue occulto nella provetta che avevo consegnato. Sono stato invitato a venire al dipartimento qui a Chioggia, e la dottoressa Polo, utilissima e professionale, mi ha spiegato un attimino tutto quanto, qual era il percorso da intraprendere per fare degli accertamenti ulteriori, la colonoscopia, in poche parole. A metà maggio ho fatto la preparazione, che è la cosa forse la più fastidiosa, cioè prendere la purga. E a metà maggio sarebbe attraverso questa porta per un appuntamento presso il servizio di endoscopia digestiva dell'ospedale, che il dottor Cavallari e la sua equipe mi hanno sottoposto a questo esame. Posso dire di essere stato contentissimo, anche se l'esame può sembrare un pochino imbarazzante o fastidioso, non ho avuto nessun problema, non è stato assolutamente doloroso, niente. Addirittura dopo l'esame sono tornato a casa in macchina vomitando io. Quello ho fatto un po' un rischio, perché mi ho detto dopo: guarda che ti danno una anestesia vigile dei farmaci che potrebbero dare qualche problema. Comunque è andata bene. Durante la colonoscopia, ho saputo dopo che il dottor Cavallari nel suo studio mi ha spiegato, mi ha tolto due polipi abbastanza importanti anche come grandezza, e non ho sentito, ripeto, nessun dolore, e ci siamo lasciati così. Dopo circa una ventina di giorni sono stato ricontattato sempre dal dottor Sicolo, e mi ha fatto sapere che i polipi erano risultati positivi, cioè c'erano neoplastiche anche di una certa importanza, però per fortuna non c'era infiltrazione, il peduncolo era sano, cioè il contatto con quel colon non si erano infiltrate cellule. Però consigliavano, il consiglio è stato quello di ripetere l'esame 3 mesi dopo. Scusate se vi racconto un po' di la mia storia, comunque questa è la mia testimonianza. E a metà, seconda metà di agosto, concordato anche la data per non interferire con le vacanze, sono stato sottoposto alla seconda colonoscopia, anche nel sempre dal dottor Cavallari. Anche nel corso di questo esame è stato trovato un altro polipo importante, che anche questo è risultato positivo. Proprio in questi giorni mi è arrivata a casa il referto con queste cose, sono stato contattato anche dalla dottoressa Polo, che mi ha anche spiegato di stare tranquillo, perché anche questo polipo
oppure scoprendo c'erano neoplastiche, non c'era infiltrazione. Ecco. Adesso, considerando che sono un soggetto a rischio, abbiamo previsto di essere, è stato previsto che viene sottoposto verso la fine di novembre a un'ulteriore colonoscopia per tenere monitorato questa mia situazione, diciamo. Ecco, questo è quanto, io posso dire che è stato contentissimo di aver aderito allo screening, ho trovato delle persone eccezionali, gentili e professionali, e speriamo che proceda tutto bene e di non rientrare in quella fascia rossa, che è lo specchio rosso. Una precisazione, ecco, io ho lavorato più di 40 anni in sanità e credo, ho sempre creduto nella prevenzione, perché diciamo in questo momento che sto vivendo con la colonoscopia non è stato l'unico, perché anche qualche anno fa, grazie al controllo e alla prevenzione, me la sono scappolata, come diciamo noi, la tumore alla prostata. Stato operato, era un'eutrasia, è stata asportata la prostata, però non ho avuto nessuna conseguenza, né emi né rati, e faccio i controlli periodici, tutto il negativo. Ecco, io ho finito la mia carriera di lavoro all'Istituto Oncologico Veneto di Padova, dove ho visto negli 8 anni che ho lavorato lì tanti casi, tante cose, pur facendo un'amministrazione.